Bene ragazzi, oggi vi parlerò di un argomento molto importante, perché dal mio punto di vista il mondo sta andando a fare il lavoro più antico del mondo, ma soprattutto l'Italia, perché sta andando a fare il lavoro più antico del mondo. Per più antico del mondo non mi riferisco al cacciatore. Allora, partiamo dal fatto che io abito a Spinetta, un piccolo paesino di all'incirca 7.000 abitanti. E per assurdo ci sono più buchi che persone. Se venite a vedere le nostre strade, quelle di Spinetta Marengo, sembra di stare a Baghdad. Il serio problema è che della gente di Spinetta tutto ciò non gliene frega niente. Ora dico, prima si lamentano, ma ci sono buchi enormi, ci sono buchi qui, ci sono buchi là, dovrebbero aggiustare le strade. Poi il comune ha la brillante idea di costruire una rotonda. Ed ecco qua la rotonda. Questa cosa ha veramente dell'incredibile. Adesso ditemi ragazzi, io non mi dovrei lamentare. Il comune di Alessandria spende non so quanti mila euro per fare un'opera d'arte e c'è pure gente che la va a guardare, e quella è la cosa allucinante. C'è pure gente che la va a guardare. Vabbè, comunque, hanno fatto oggi l'inaugurazione di questa magnifica rotonda. Quando per le strade di Spinetta Marengo, ad esempio via Levate, si trovano queste buche. Queste sono piccole fosse scavate da un diglett. Questa invece è una piccola crepa creata da un terremoto nel lontano 1728. Questo piccolo cratere, raga, voi invece non lo sapete, vi conduce direttamente in Cina e pensate, senza bisogno di prendere l'aereo. Guardate che bello, ci si passa tranquillamente anche con un furgoncino. Questa via sembra quasi la spina dorsale di un pesce. Questo raga è il pezzo forte, questo qua è il famosissimo portone che conduce direttamente all'inferno. Questo ragazzi invece è un famosissimo confine che separa Spinetta Est da Spinetta Nord. Credo che ci siano meno buche a Baghdad. Spero che domani si trasformi almeno in una piscina. Adesso ditemi, tutto ciò è normale? È normale tutto ciò? La gente si lamenta tanto, buchi enormi, buchi qui, buchi là, bisogna aggiustare. Il comune spende i soldi in una rotonda che fa pena e nessuno dice niente, nessuno si lamenta. Siamo tutti felici e contenti, tutti felici delle nostre buche, tutti felici della nostra rotonda. Poi al bar ci si lamenta, certo che a Spinetta ci sono più buchi che persone, Spinetta qui, Spinetta là. Ma il problema qua è serio, ragazzi, non c'è da scherzare. Sembra una cazzata sto video, ma non lo è. È per dire sveglia, svegliamoci, facciamo qualcosa, lamentiamoci, cioè, boh, non lo so. A cosa servono sti gruppi Facebook? Sei di Spinetta se, sei di Spinetta se ho perso l'accendino, sei di Spinetta se ho perso il fagiolo magico di Balzar. Ma dai, svegliamoci, ma vediamo che buche ci sono qua. Ma fanno le rotonde e la gente va ancora a vederla. Ma che cosa stiamo facendo? Ma lo vediamo male, sembra un paese del quinto mondo. Altri paesi sarebbero andati lì e avrebbero buttata giù quella rotonda. Qua invece andiamo pure a vederla. Ma come cacchio siamo messi, veramente? Ma come siamo messi? Ma datemi torto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, per favore. Grazie.